È un periodo di grandi trasformazioni e cambiamenti. Il paesaggio stesso dell'Agro Pontino rischia di cambiare. Chi abita a sud di Roma si era ormai abituato alle distese di campi di kiwi, al verde intenso di questa pianta e della prosperità che rappresenta. Purtroppo, da qualche anno una minaccia incombe su questo mondo. In Veneto, dove questo problema si è manifestato per la prima volta nel 2012, è stata battezzata Moria. I principali ricercatori interrogati sul problema l'hanno definita sindrome multifattoriale. È un deperimento improvviso delle piante che, nel giro di pochi giorni, subiscono un vero e proprio collasso. In estate, le piante di interi settori degli impianti si seccano e lasciano cadere foglie e frutti. Analizziamo la manifestazione della sindrome. In questo caso possiamo ben notare nell'apparato aereo quelli che sono i sintomi della moria e in particolare la prima cosa che riusciamo a vedere è questa manifestazione sull'apparato fogliare che consiste nell'avere una necrosi diffusa che parte dal lembo esterno e procede verso la nervatura centrale. Quello che riguarda i rinnovi della pianta, la quale in un primo momento della stagione è riuscita a vegetare, ma in un secondo momento della stagione invece la crescita degli stessi arriva ad essere determinata. Notiamo come in questo caso un disseccamento dell'apice del germoglio con la perdita di quella che è la dominanza apicale dovuta anche all'accorciamento degli internodi, l'impallinamento dei frutti. Questo avviene in quanto probabilmente l'apparato radicale non è in grado di far fluire alla chioma la quantità adeguata di nutrienti e di acqua. Come ben ormai sappiamo, riusciamo a identificare delle code di topo, come in questo caso, sia nelle radici primarie che secondarie. Oltretutto possiamo vedere che la presenza di capillare primario, che è quello relativo all'assorbimento dell'acqua e dei nutrienti necessari all'approvvigionamento e allo sviluppo della pianta, sono molto limitati, in quanto sono i primi che vengono a mancare nel momento in cui queste marcescenze e la formazione di queste code di topo si vengono a verificare. In questo caso invece la pianta la vediamo compromessa totalmente ed è l'ultimo stadio della moria che porta alla morte generalizzata della pianta. Questa problematica la notiamo anche nei casi in cui andiamo a ristoppiare l'hayward dove c'è stata una mortalità precedente dovuta alla moria. Approccio al lavoro di ricerca. Siamo a uno dei siti che fanno parte del progetto di innovazione di Gespr in Europa che si chiama Water and Soil Management DigiTrain Italia. Che stiamo portando da giugno 2020 con l'Università di Basilicata e Planet Food Research in Nuova Zelanda. L'obiettivo principale è di aumentare la produzione di G3 in Italia e risolvere varie problematiche che abbiamo visto, come la KVDS, che riguardano piuttosto la gestione di suolo e acqua e la nutrizione. Visita al sito sperimentale. Questo terreno caratteristico, diciamo, di questo areale ha un problema, e cioè che ha una profondità di 70-80 centimetri, ma alcune volte anche a 60 centimetri, si trova uno strato impermeabile all'acqua. Quindi l'acqua non drena negli strati inferiori, quindi si accumula negli strati superiori. Il gruppo dell'università finanziato da Gespr appunto ha iniziato questa attività circa un anno fa. Abbiamo indagato quali sono i fattori predisponenti e causanti, diciamo, questa fisiopatia, che è la moria del kiwi. La prima cosa su cui abbiamo indagato è la quantità di acqua presente nel suolo. In questo sito, da settembre, che abbiamo iniziato le prove di trivellazione, come vedete, c'è una falda che durante l'estate si abbassa leggermente, come è ora a 50 centimetri, ma a settembre questa falda, quindi la presenza di acqua, era fino a 30 centimetri. Una delle strategie che stiamo testando in questo sito è proprio il recuperare la condizione ottimale vegetativa dell'apparato radicale facendo proprio dei tagli a radici,
per stimolare l'emissione di nuove capillizio. Dopo, a distanza di un paio di mesi, anche le radici grosse stanno emettendo capillizio. Focus sull'acqua. Ciò che notiamo in questo e in altri frutteti colpiti da moria è un forte costipamento del terreno e un eccesso idrico che causa molto spesso una carenza d'ossigeno a livello delle radici. L'eccesso idrico principalmente può essere causato dall'irrigazione attuata durante la fase vegetativa della pianta e la piovosità durante l'anno. Principalmente abbiamo due modi fondamentali per contrastarlo, che sono sicuramente la corretta irrigazione durante tutta la fase vegetativa, tenendo conto sia del sistema di irrigazione sia dei volumi e delle frequenze irrigue, e attuare tutto ciò che consenta il rapido ed efficiente deflusso delle acque piovane. Nella fase di impianto ciò è molto più semplice, poiché riusciamo a dare una pendenza certa al terreno stabilendo le pendenze e facendo sì che il terreno a livello delle radici sia più alto, creando ciò che viene definito baulatura e fosso centrale. Ciò, se accompagnato da un abbondante apporto di sostanza organica, aiuta tutto lo sviluppo dell'apparato radicale nelle prime fasi di impianto. Focus sulla gestione del colletto e dei microrganismi utili. Non tutti i problemi della moria sono dovuti all'asfissia radicale dovuta all'acqua, ma tante volte ci troviamo in impianti dove muoiono una, due, tre piante, poi magari andiamo a scavare il colletto avendo la terra appoggiata, bagnata, da oggi, da domani praticamente può insorgere il cosiddetto marciume del colletto, dato dalla fitoftora. Stiamo adottando anche una tecnica innovativa con l'aria compressa, con una pistola dove praticamente lascia inalterati anche i capillari. Questo perché? Perché se vediamo che il colletto sta a posto, allora si va ad indagare molto più in profondità. Negli ultimi anni, quando si scava, si trovano sempre delle galle provocate da nematodi. Anche questo può provocare, nel momento di maggior bisogno, richiamo da parte della pianta nella sua evapotraspirazione d'acqua, un'interruzione, quindi praticamente un arresto, e anche quello potrebbe essere imputato a una moria, cosa che magari invece l'apparato radicale è sbilanciato rispetto all'apparato aereo e a quel punto la pianta ci collassa. Gli interventi che noi consigliamo sono prodotti rameici o comunque a base di zolfo o anche antagonisti per uccidere con funghi altri funghi, con l'ausilio delle micorrize. Questo per aumentare la capacità da parte della pianta di resistere e allo stesso tempo fare in modo che aumentino la loro prestazione ed efficacia contro i funghi parassiti. Se si parte da lontano con dei trattamenti già ai primi anni a queste piante e tutto quanto, riusciamo comunque a portare avanti un buon discorso e avere una bella vegetazione, a riportare, a ripristinare anche una buona produzione. La salute del terreno e gli scambi gassosi. Il nostro gruppo di ricerca sta conducendo prove per valutare la fertilità fisica, chimica e biologica del suolo. In particolare ci stiamo concentrando sulla macroporosità del suolo, sul contenuto idrico, sulla temperatura del suolo tramite delle apposite sonde e sull'areazione del suolo, cioè sul contenuto di gas, in particolare di anidride carbonica e di metano. Come potete vedere qui, ci sono delle sonde a diverse profondità, 20, 40, 70, 90 cm, che vengono utilizzate per misurare i gas presenti nel suolo. Oltre a queste prove, stiamo conducendo anche esperimenti per valutare il microbiota del suolo, quindi microrganismi che siano funghi e batteri, sia benefici sia eventualmente patogeni, con delle analisi di metagenomica e di metatrascrittomica. Questo al fine di valutare la presenza di eventuali patogeni che potrebbero determinare l'insorgere della moria. La nutrizione e la gestione generale del frutteto. Siamo in un'azienda dove ci sono stati problemi di moria. Quest'inverno sono state marcate le piante con maggiori problematiche. Sono state fatte tre fasce di intervento per dividere la
produttività nel corso dell'anno e provare a recuperarle nella stagione successiva. Come in questo caso sono stati tagliati i rami e accorciati i rami produttivi, in questa pianta si sta provando anche a tenere un po' di produzione, in altri casi invece le piante sono state completamente capitozzate e ad oggi si stanno rigenerando come vegetazione. Verrà installato un altro impianto di irrigazione perché in questo momento c'è solo un impianto a goccia, quindi che ha una superficie bagnata piuttosto ristretta, e verrà installato un impianto di microaspersione per aumentare la superficie bagnata. In questo modo abbiamo due vantaggi: il primo che andiamo a bagnare le radici periferiche più lontane, oltre che quelle profonde con l'impianto a goccia, e riusciamo a fare anche un buon lavoro con il sovescio, che come vedete in questo caso è stato seminato poco tempo fa, e quindi manterremo attivo anche la parte vegetale del terreno. Inoltre viene fatto un apporto di sostanza organica proprio per migliorare la struttura del terreno, la vitalità microbiologica del terreno e anche l'attività dei nutrienti che andiamo a distribuire nel corso della stagione. L'altro aspetto importante è gestire l'irrigazione, cioè cambiare il modo di gestire l'irrigazione. La nuova tecnica di gestione che stiamo introducendo in questo impianto è praticamente avere due ali gocciolanti, uno al lato sinistro e l'altro al lato destro della pianta, in modo da gestirlo una volta da una parte l'acqua e una volta dall'altra. A 70 cm un tubo drenante allontanerà anche l'eccesso idrico legato alle abbondanti piogge. Abbiamo operato un taglio dell'apparato radicale a distanza di 50 cm dalla pianta, quindi da un lato, dall'altro e anche trasversalmente sul filare. Questo in coincidenza con una potatura drastica alla parte aerea, proprio per favorire il riequilibrio chioma-radici. Immaginiamo, e quindi sarà verificata, che anche quest'area sarà ossigenata, quindi sarà allontanata appunto l'acqua, e quindi le nuove radici che si svilupperanno in seguito al taglio colonizzeranno anche questo suolo. Saranno suoli e condizioni ideali per lo sviluppo dell'apparato radicale. Questa sfida ci sta facendo cambiare punto di vista sulle cose. Fino ad oggi abbiamo guardato le nostre piante dal tronco in su. Ora il nostro sguardo si sta rivolgendo anche alle radici e al terreno. Abbiamo unito gli sforzi per superare insieme questa fase di apnea. Ne va della sopravvivenza stessa del sistema economico del kiwi e di quello che questo sistema genera, la gestione del territorio e l'indotto economico che gira intorno a questo frutto. La task force coordinata da Zespri sta già finanziando la ricerca scientifica e comunica gli sforzi fatti da tutti gli attori del gruppo per divulgarli alle aziende agricole. È lì che sta avvenendo la rivoluzione più grande. In campagna abbiamo cominciato a cambiare il nostro modo di raccogliere i frutti della terra.